L'anima sua riusciva ad inventarsi per far fare la mamma su e giù dalla sedia, che così di sicuro non gli sarebbe venuto il culo grosso. Era talmente ossessionato che mamma diventasse, come diceva lui, una gorda culona, che un giorno gli staccò persino la ruota davanti del motorino, che così i 2 chilometri che separavano casa nostra dal centro del paese mamma se li doveva fare a piedi. Che faceva bene, diceva lui, no? Faceva bene al culo e pure allo gluteus, cioè al culo e pure alle natiche. Forse pensava che erano 2 cose separate e se la rideva. Naturalmente però, il suo di culo non era mai in discussione.